Siamo a Roma in compagnia del professor Pierluigi Luisi in occasione del convegno internazionale Mente, Cervello e Coscienza. Esiste una relazione causale? Approfittiamo di questo incontro per rivolgerle alcune domande. Sappiamo che lei prende parte spesso ai convegni organizzati dal Mind and Life a Dharamsala, dove viene promosso il dialogo tra neuroscienziati e il Dalai Lama. E volevamo sapere, rispetto alla domanda posta da questo convegno, mente, cervello e coscienza, esiste una relazione causale? Quale sarebbe una possibile risposta data dal Dalai Lama e quale la risposta data dal neuroscienziato di turno? Credo che si possa impostare il discorso e la risposta in questo modo. Mind and Life, in genere a livello del buddismo tibetano, si differenziano due tipi di coscienza, quella che loro chiamano gross consciousness e poi quella che chiamano subtle consciousness. Ora, la gross consciousness è quella che noi comunemente associamo alla cognizione sia sensoriale, sia percettiva, sia visiva, tutto quello che ha a che fare con la conoscenza in termini classici, diciamo, di percezione. E su questo il Dalai Lama non avrebbe nessun problema a dire che questa è mediata da o causata dal cervello, che comunque c'è un link molto stretto tra questo tipo di gross consciousness e cervello. Dove lui è ugualmente chiaro però è nel dire che la subtle consciousness, che è quella che secondo il buddismo tibetano è anche correlata alla reincarnazione, quindi alla trasmissione da un corpo che muore all'altro, e questa subtle consciousness, che è anche l'origine stessa dell'esperienza personale, quindi quella anche che loro chiamano la clear light. Ecco, qui direbbe chiaramente il Dalai Lama che questa non è material based, non è basata su niente di materiale, quindi non è basata sul cervello. Quindi c'è questa distinzione tra due tipi di coscienza e credo che la risposta del Dalai Lama sia abbastanza chiara. L'una è basata sul cervello, l'altra non lo è e non è basata su niente di materiale. Mm-hmm. E il neuroscienziato moderno, a parte poche eccezioni, non accetta quest'ultimo tipo di discorso, che ci sia una coscienza che non ha base materiale. Per il neurologo classico tutto è mediato, deriva più o meno da neuroni, quindi da stimoli neuronali. Un po' diversa, sempre a livello della scienza moderna, è la posizione di alcuni filosofi come Michel Bitbol, che invece affermano che la conoscenza a livello dell'esperienza soggettiva è primaria, cioè non è secondaria al mondo materiale, ma è primaria in quanto è la base stessa di ogni attività conoscitiva e percettiva. Ma questa posizione dei filosofi in genere non viene accettata molto bene dai neurobiologi, e cioè all'interno del campo contemporaneo delle scienze cognitive un po' di contrasto di vedute tra l'idea di vedere la coscienza come primaria, a mia esperienza, non è amata molto dai neurobiologi moderni. Grazie. La seconda domanda è più o meno legata alla precedente, parte tuttavia dalla prospettiva delle neuroscienze. Nel campo delle neuroscienze è possibile distinguere tra un meccanismo neurale che è deputato alla consapevolezza del proprio corpo e un altro invece che è responsabile del senso di localizzazione di sé.
Sul piano esperienziale però si è osservato che attraverso un conflitto intermodale, ad esempio un conflitto visuo-tattile, è possibile indurre una errata percezione della localizzazione del sé e che inevitabilmente questa è accompagnata da una perdita di consapevolezza del corpo. Quindi sembra esserci un gap tra quanto è possibile prevedere sulla base dei meccanismi neurali e ciò di cui invece facciamo realmente esperienza. Secondo lei è possibile fare esperienza del sé indipendentemente dall'esperienza del corpo? Direi di sì. Quello che non mi piace nell'espressione della domanda è dove è stato detto errata percezione del sé. La percezione del sé non è mai errata. Non capisco il significato di questa parola. Errata nei termini di localizzazione. No, nessuno mi ha detto che il sé deve essere localizzato, quindi non diciamo. E addirittura un'allucinazione o un'esperienza, diciamo, non è una, è sempre una percezione di esperienza, è sempre un'esperienza, quindi io rifiuterei l'espressione errata esperienza del sé. L'esperienza del sé, quando è un'esperienza, è sempre corretta. Comunque, infatti si faceva riferimento proprio a un tipo di percezione illusoria, quindi di allucinazione. Sì, che è sempre però una esperienza. Se io vedo un fantasma, ho l'esperienza di vedere un fantasma. Che il fantasma esista o meno non è rilevante. E quindi è sempre un'esperienza mia personale vera. È vera la esperienza. Che il soggetto sia vero o no non è rilevante. Comunque, ritornando, ho due concetti. Uno è quello dell'embodiment, per cui da un certo punto di vista non ha senso parlare di esperienza o di coscienza o di mente in modo astratto, deve essere sempre compenetrata e appunto incarnata in qualche struttura organica. Il concetto di embodiment di Francisco Varela, poi ripreso da tutta una serie di scienziati cognitivi. Si può contrapporre a questo alcune esperienze che io anche conosco. Per esempio, ho un amico che è specializzato in out of body experience. Lui dice di fare esperienza per cui il suo corpo rimane sul letto e lui invece se ne va a spasso. E questa potrebbe sembrare un out of body experience, ma quindi una cosa dove c'è un gap. Però anche in questo caso, parlando con lui, lui ha sempre la sensazione di essere dentro il corpo. Lui vede il suo corpo giacere nel letto, ma è ancora dentro se stesso. Quindi in tutti i modi io vedo che questa dissociazione, questa gap non c'è. Questa sarebbe la mia risposta. E che quello che è illusorio è la sensazione del gap.